Poi là siamo davanti tutti a questo faro davvero bello, molto bello. Ok, siamo spacciati. Non lo riconoscete? Oh mio Dio, è l'agente Smith. Italiani, sì. L'agente Smith. Sembra agente Smith, sembra. Allora, chi è italiano? Ghoste? Ok, Ghoste. Vediamo. Devo... Perfetto. Vedete, sono stato più veloce di quello. Che cacchio vuoi? Perfetto. Ghost è italiano, però non lo vedo, quindi non perderò nemmeno tempo a cercarlo. Ops, ho sbagliato. Dovevo andare dalla zona della nave. Vabbè. Ma che cacchio vuole questo? Uccidiamolo. Uccidiamolo. Cioè, veramente pensavo di uccidermi con dei pugni. Ah, boh. Allora, no, 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 non è da questa parte che devo andare. Qua devo stare molto attento perché ci sono varie buche con la lava. E... Sì, devo stare attento. Questo non sa neanche dove sta andando, quindi... Cazzo. No, 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 no. Muori, hola. 51 punti, shit. Shit, shit, shit. Shit. Oh, biatch, 51 punti. C'è quella che sta salendo. Vediamo se ha qualche spada in mano. Mi sembra di sì. Sì, ma lo seguo lo stesso perché in quella villa ci sono circa 4 chest, quindi lasciarlo lì da solo con le chest non mi pare un'idea giusta. Quindi lo prendo alle spalle se riesco. Ce n'è una qui su, come vedete. Lui è già andato direttamente giù. No, io prendo prima questa. Una mela d'oro. Mi potrebbe servire se sto per morire. Ok, sicuramente mi ha visto. No, perché solo un cieco non potrebbe vedermi qui. Allora, shiftiamo 2 secondi. Shiftiamo. E proviamo a salire su. Ora voi direte, dove sono cacchio le scale? Sono nascoste. No, io sto cercando adesso una chest, non le scale. Mi ricordavo che ce n'era una qui intorno. No, è su, merda. Andiamo su. Ok, sicuramente mi ha visto salire. Eccolo lassù. Sicuramente è una spada. Ah no, sì. Muori, 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 muori. Porca miseria. Sbrighiamoci. Allora, subito. Come avete visto, ho vinto contro uno con la spada di pietra. Porca miseria. Allora. Ora devo dirigermi subito alla cornucopia, ma subito subito, in fretta, perché ho roba tossica radioattiva che devo portare immediatamente allo spawn. Sì, ora voi penserete, ma cosa sta facendo? No, 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 non me ne frega niente, devo, tanto è roba poco potente che non farebbe, mi farebbe danno. Come vedete, posso farmi una spada di ferro. Ora in questo momento sto cercando di provare a ricordarmi dov'è che posso trovare una workbench. Trodici. Siamo rimasti in 13 tributi, quindi siamo ancora in tanti. Oh mio Dio. Non mi ha visto, non mi ha visto. Via, 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 via. Dai, 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 dai. Devo ucciderlo. Dai, dai, dai. Questo qua sicuramente avrà tanti punti. Bravo. Bravo. No! Non gli ha fatto danno. Shit. Lo sapevo. Niente. Dai, ti lascerò vivere. Ah, ecco dove c'è una workbench. Ora mi ricordo. È là nel parco giochi. Però ormai io sono vicino alla... No, ma qui non c'è nemmeno. Non mi ricordo neanche se c'è la workbench allo spawn.
Niente, vabbè, faccio stesso il giro, non c'ho la barca, strano. In questa mappa trovo sempre una barca, ma questa volta non ho una barca. Devo stare attento che ci sono le buche. Eccolo là, avete visto? Quindi ce n'è uno qui. Oh mio Dio. Via, via, via. Devo andare? Via, scappare. Vabbè, mi sono fatto la spada di ferro. Penso che posso farmi anche quella di diamante. Ma non ne sono sicuro, no. Via, via. Allora vado in mezzo all'acqua perché è l'unico posto sicuro dove puoi stare senza che nessuno ti veda. Cioè, anche se ti vede qualcuno, ci mette 3 ore arrivare da prenderti. Non ho ragione. Cioè, tipo io sto qui in mezzo e se non all'arco. Ci mette una vita, eccoli là. Non sono neanche messi bene. Però potrei perderlo stesso. Non si sa mai, cioè si perde. Non c'entra niente se sono equipaggiati male. Se giocano bene, possono uccidermi. Ok, mi hanno visto buttare la roba, quindi devo togliervi di mezzo. Mi hanno visto con le prove incriminate in mano. Quindi, oh. Uno corre e lascia l'altro indietro. No, no, non si fa così in un team. Guardatelo. Devo riuscire a ucciderli prima che ci vedi qualcun altro e diventi un'orgia di 4 persone. Ecco, bene, bravo. Allontani dal tuo compagno di squadra. Perfetto. Oh mio Dio. Dai. Dai che ti uccido. Dai. Merda. Voleva attaccarmi alle spalle, voleva pugnalarmi alle spalle, bastardo. Ghost, ah, ma è italiano. Ghost, sì, è italiano. Vabbè, non me ne frega niente perché voleva attaccarmi, lo so. Aveva già la spada in mano. Penso. No, non c'ho la freccia. Che due coglioni, ecco. Guardatelo, guardatelo, si butta in acqua, guardate. Che due balle. Ah, così pensi di vincere? Ecco. Bene, ho perso. Ecco, vaffanculo. Ho perso due potenziali vittime. Shit. Ritorno indietro che li voglio riprendere. Ma che? Ma perché è qui? Niente. Vabbè, tanto se slogga per un problema, l'uccisione viene assegnata a me, visto che l'ho colpito così tante volte. No, comunque voglio tornare da quelli là, perché sono due vittime che potrei uccidere. Eh sì, sto guardando che cos'ho, ma non ho niente. Quindi questa roba la butto. Mi manca un diamante. E posso farmi la spada di diamante. Allora adesso devo cercare di ricordarmi dove erano andati. Beh, sicuramente si collegheranno al parco giochi. Sicuramente. Perché è andato di là l'altro. Che due balle. Sì, ok, andiamo di là. Sì, ok. È di qua. Là vedo una chest. Perfetto, non mi segue nessuno. Come vedete, la tattica dell'attacco e difesa è molto 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 comoda. Non bisogna usarla sempre, naturalmente, e se la usi devi essere davvero davvero preciso, perché sennò fai un casino. Cioè, alla fine di attaccare fai solo difesa per sbaglio, sai, tipo sbagli a schiacciare i tasti e fai un casino, un macello, sì. Merda. Chissà dove saranno. Penso ancora più in là. Ho visto un lampo qui.
Sono a corto di frecce, devo andare al parco giochi. Posso farmi le frecce? Devo andare al parco. Cioè, c'è un mini parco giochi là dove c'è una workbench. Ah, ecco, da questa strada, da questa parte. Mi faccio le frecce visto che sono l'unica cosa che possono aiutarmi. Ecco, c'è qualcuno là. Bene, mi shifto. Sta arrivando. Mi ha visto. Mi ha visto. No, non mi ha visto. Sicuramente c'ha la. Ha la grafica non su far o su normal, c'è la su short, penso. Forse non mi ha visto e basta. Ah, è quello italiano. Cazzo. Sta coprendo cosa? Sta proteggendo la workbench, merda. Perché è l'unica workbench che io conosca. Se vieni di qua lo uccido, dai. Vorrei attaccarlo alle spalle, se riesco. Devo guardarmi anche le spalle perché potrebbe arrivare qualcuno. Il problema è che c'è anche l'arco. Ma mi avrà visto? Io sono shiftato, ve lo dico. Perfetto. Che bastardo. Via via. All'arco. È naturale che io non lo insegua. Oh shit, sta risalendo. Spero che scappi perché non ho po molte possibilità di vincere. Guardate quanta bella roba. Bene. Ottimo, grazie. No. No. Allora, concentriamoci. Oh, là. Merda, lo sapevo. Sono un fottuto stronzo. Bene, non sono riuscito a beccarlo. Che merda. Mi sono. Diciamo. Sì, sono diventato un po' teso e ho sbagliato la mira su tutti i fronti. No, teniamola questa freccia. Sto cercando di guardare qui in mezzo se c'è qualcosa di importante, no. Allora. Ah, una mela d'oro, visto che vedo due pepite, quindi ne ha fatte due di mele d'oro. Perché ero venuto qui? Ah, a prendere. Ah, sì, a farmi le frecce. Frecce. Ottimo. Sì, posso farmi altre frecce, fantastico. Eccellente. Ecco un'altra chest là in fondo. Perfetto. Un gold nugget. Proviamo a farci una mela d'oro. Il lampo proveniva da dove era quello là prima. Ok, chissà dove è andato. Uffa, non ho un diamante, che palle. Andiamo da questa parte, su dai. Non sono equipaggiato davvero bene, eh. Mi serve un elmetto e dei pantaloni. Non ne ho. Cioè, ce li ho, ma sono uno di pelle e l'altro di chain. Bene. Sono oggetti che servono per le frecce. Ottimo.
Questa è una guerra tra arcieri. Come vedete, prima sono riuscito a prenderlo di sprovvista, non mi aveva visto, quindi cacchio, se solo l'avessi bloccato di più sarei riuscito ad ucciderlo, visto che l'avevo colpito così tante volte che gli ho fatto tanto danno. Come avete visto, ho cominciato a scappare. Chissà se qui c'è qualcuno. Sicuramente alla cosa, al cornucopio c'è qualcuno, visto che c'è stato il refill delle chest. Dai, proviamo ad andare. Il bello di combattere in mezzo agli alberi è che sono tutti, come vedete, sono tutte strade da un blocco. Quindi se uno ti viene addosso, tu usi l'arco e lo cominci ad attaccare. E lui non riuscirà a venire da te e dovrà scappare lì indietro. È l'unica cosa, cioè l'unica tattica che mi viene in mente in mezzo a una foresta. Usare l'arco. Dove cacchio è? Sì, l'ho ucciso, ma sto per morire, lo sto per morire. Merda. Oh là. No, no, no. Dai. Eccole. Sì, prima devo ristabilire la vita. Primo. È la cosa più importante. Non preoccupatevi, ne ho mangiate solo due, non tre. Quindi, ora devo. Perfetto. A posto, prendo. L'accendino. Eccellente. Che ci fanno le frecce qui? Ho tre diamanti. Con quattro potevo farmi i piedi. Però non ne ho. Penso che. Ah no, c'è la workbench qui dentro. Alla cornucopia. Allora, sto guardando un po'. Le frecce mi servono. L'armatura è un po' distrutta, come vedete. Ma niente di che. Ora, la cosa furba è stare shiftato e aspettare che arrivi qualcuno. Però meglio di no. Ottimo. Sto guardando bene che cos'ho, ma sono a posto. Ah sì, mi faccio tutte le frecce extra che mi servono. Un 360 veloce. Ottimo. Così ho tante frecce, quindi posso usarle nella battaglia, nel deathmatch. Ora il problema adesso è trovare almeno uno da uccidere, così parte il deathmatch. Guardiamo da questa sponda se c'è qualcuno. Là dove c'è workbench non c'è nessuno, quindi. Quindi, guarda, eccone uno. Nascondo la spada di diamante. Dai, dai che muori. Bene. L'ho colpito con l'arco caricato al massimo, quindi. Bene, l'ho ucciso. Ma che fa? Guarda, colpiva il muro, colpiva. Interessante, non ho tempo ora per bruciare tutta la roba, niente. Speriamo che Freebobic sia messo male e quindi posso ucciderlo.
Tanto non è così tanto veloce da andare sopra gli oggetti, cambiare l'oggetto e usare l'arma, usare quello che devi usare. Quindi lo beccherò. Come vedete, per fortuna sono riuscito a dare l'ultimo colpo con l'arco che gli ha tolto sicuramente 3, 2 cuori, 4. E lì ha capito che era la fine. Ho fatto finta di attaccare lui perché sapeva che ero concentrato con lui. Invece no, io guardavo anche lui. Io proprio aspettavo solo lui che arrivasse. Sapevo che con un colpo gli davo. Cioè, lo colpivo, lo uccidevo. Se aveva la mela d'oro, invece no, avrebbe potuto battermi. Se aveva l'arco, invece no, poteva riuscire a farmi molto danno e a spaventarmi anche. Faccio finta di niente e tengo l'arco. Lui si gira, mi vede così. Ah, bravo. Via. Merda, troppo veloce. Bene. Perfetto, 5 punti. Niente, se sono 5 punti significa che è gente che non ha molti punti, che gioca da poco, gioca che non è forte. Quelli che hanno molti punti sono quelli forti. Niente, vi saluto. Ciao ciao.